Fiocchi rosa e azzurri al Parco Zoo di Falconara Marittima. Alex e Serena, una giovane coppia di leoni, sono diventati genitori. Hanno messo al mondo tre cuccioli, Leo il maschio e le femmine, Bea e Zoe. La cattività non modifica gli istinti naturali degli animali e la neomamma accudisce i piccoli come tutte le mamme. Anche Monturano ha aderito al programma di assistenza per anziani Home Care Premium, destinato agli anziani e alle famiglie di dipendenti della pubblica amministrazione. Per noi è molto importante perché il momento per i comuni, ma per tutte le istituzioni, è un momento molto difficile. Quindi qualsiasi iniziativa volta ad alleviare, diciamo, anche le casse degli enti che sono sempre più vuote è un'iniziativa positiva, anche perché il momento richiede sempre maggiori risposte ai cittadini e quindi ogni iniziativa che ci porta a poter dare ulteriori risposte ai cittadini è un'iniziativa che viene accolta in maniera positiva dagli enti, quindi dal comune di Monturano, ma da tutti e tre i comuni che partecipano all'ambito, che sono tre comuni che hanno sempre rivolto verso il sociale la massima attenzione e hanno avuto una sensibilità sempre spiccata per questo settore. Dobbiamo capire che il fare squadra può aiutarci ad uscire dalla situazione attuale. Solo cooperando, non cercando di ottimizzare al massimo le risorse di ognuno e quindi ciò che ogni ente può offrire, evitando così magari di doppi servizi non utilizzati al meglio, evitando questo rischio che si ha e ottimizzando al meglio invece le risorse, la collaborazione, si può riuscire a risparmiare e dare servizi sempre migliori. Ci fermiamo un attimo, vediamo la pagina dei cambi, poi torniamo in studio con altre notizie ed altri servizi. Dedichiamo allora lo sport alla vittoria della Samble Dettese che batte la Recanatese, la condanna alla retrocessione con un rigore dato al 96esimo che ha scatenato anche una rissa in campo. Ma al di là dell'episodio, la Samble Dettese ha meritato la promozione in Lega Pro. Sambe nel paradiso della Lega Pro, Recanatese all'inferno dell'eccellenza. Questo è il responso dei 90 minuti del Tubaldi, il giusto verdetto del campo, che però non è stato accettato dai calciatori leopardiani. Il rigore di Cristian Pazzi al 52esimo ha fatto perdere la bussola a Patrizi e compagni. Sull'1-1 con la gara di San Cesario terminata sul 3-3, la Sambe avrebbe lo stesso vinto il campionato, mentre per i giallorossi di Omiccioli ci sarebbero stati play-out. Plateali le richieste di sbagliare il penalty con i rossoblù che chiedono conferma del risultato di San Cesario a fotografi e tifosi. Cristian Pazzi, per non sbagliare, ha segnato. Paniccià spiazzato e tutti a casa. Ed al fischio finale di Strippoli, di Bari, è scoppiata la gazzarra dei calciatori della Recanatese, con tentativo anche di caccia all'uomo in maglia rossoblù. In campo sono scesi anche diversi tifosi della Sambe e si è rischiato veramente grosso. Solo l'intervento delle forze dell'ordine ha permesso a Pazzi e compagni di festeggiare la promozione, con tutta la Recanatese a fare muro dinanzi all'ingresso degli spogliatoi per cercare vendetta. Un plauso meritato anche ai tifosi rivieraschi che non sono caduti nella provocazione. La gioia è immensa perché fortunatamente la Sammettese è riuscita a tornare tra i professionisti e questo penso che sia la cosa più importante. I ragazzi oggi hanno fatto una grossa partita, hanno avuto 10 minuti nel secondo tempo dove magari hanno sofferto, ma qualche calcio piazzato, poi hanno ripreso a giocare a calcio e hanno vinto meritatamente una partita importantissima per noi ma per tutta la città. Questa è la vittoria della città. Ottavio, quanto ha sofferto Palladini due gare in tribuna? Ma sì, ho sofferto, ma il merito di questa vittoria non è solo mio ma è di tutta la squadra e chi lavora con me che sono persone eccezionali. E quindi sapevo che in panchina c'erano persone competenti come Gigi Voldattorni, quindi non c'era nessun problema. Spazio riservato ai campioni rossoblù che si sono guadagnati la promozione. Penso che le immagini parlino da sole,
penso che abbiamo conquistato una vittoria importante in un campionato difficile dove nessuno ha regalato niente, ce lo siamo conquistati passo passo, minuto per minuto e fino all'ultimo secondo abbiamo sofferto. È stato un momento veramente abbastanza così, però comunque si è andata bene, abbiamo vinto un campionato pazzesco. È il numero uno! Abbiamo vinto un campionato pazzesco perché penso che in un momento ci abbiamo creduto solamente solo noi e i tifosi, è stato fantastico. Beh sì, meritata, perché chi sta davanti all'ultima giornata merita. Il campionato è stato combattuto, di conseguenza è stata molto sofferta anche perché abbiamo avuto tante vicissitudini, tanti problemi, infortuni, squalifiche, campo squalificato. Insomma, abbiamo lottato contro tanti fattori anche esterni a quelli agonistici. È una gioia immensa. Sicuramente, perché penso che un gruppo come questo ce ne siano pochi, veramente. Abbiamo lottato dalla prima giornata fino all'ultima, ci abbiamo creduto sempre, abbiamo dato sempre il massimo e credo che sia il giusto riconoscimento per questo gruppo che veramente è fatto di, prima che di calciatori, di uomini veri. Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento come sempre alle prossime edizioni. Restate con i programmi di 7 gol di Teleadriatica, le previsioni del tempo come sempre chiudono il nostro telegiornale. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, soleggiato ma con nubi sparse. In montagna, schiarite, alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite, alternate a nubi sparse. In montagna, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. In montagna, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi irregolari con locali acquazzoni. In montagna, nubi irregolari con temporali.